Salve a tutti, cari amici. Sono sempre io, ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Sto facendo questa nuova registrazione utilizzando questo nuovo programma che sto attestando con determinati effetti che potete vedere qui sotto. C'è una scritta Emiliano Babilonia e poi la mia email di aiuto e supporto morale o supporto d'ascolto per le vittime del controllo neurale. Ovviamente l'email è vittima del controllo neurale @gmail.com. Mi potete contattare lì e poi al limite possiamo sentirci in audio tramite Messenger su il mio secondo profilo di Facebook Saverio Sat. Voglio ricordare a tutte le persone che vogliono collaborare con il nostro gruppo, vogliono unirsi con noi, che noi stiamo preparando e stiamo facendo dei vari eventi nazionali e internazionali nella nazione italiana. Uno degli eventi internazionali che stiamo preparando è Target Individuals Day con oltre 50 associazioni e gruppi internazionali, ovviamente in tutte le parti del mondo. Ci sono alcune persone che vogliono imitare quello che stiamo facendo noi in Italia, addirittura hanno detto che faranno una piccola conferenza tramite, non ho capito, Skype, non ho capito, online. Invece noi facciamo un evento vero e proprio, cioè una conferenza vera e propria all'interno di una sala, oppure staremo all'interno di un luogo e poi ovviamente registreremo tutto e andremo in diretta streaming sul mio canale di YouTube Emiliano Babilonia, oppure sull'altro canale Angeli Custodi MK Oltre Italia. E poi metterò la registrazione anche sulla mia seconda radio web Emiliano Babilonia Mixcloud. Voglio ricordare che ho anche una prima radio web Emiliano Babilonia Spreaker. Mi stanno contattando molte persone da tutta la nazione e anche da tutto il mondo per solidarietà, per chiedere ovviamente aiuto, per riuscire a capire come uscire da questo mondo parallelo che viene definito un mondo Matrix, che serve per collegare queste vittime ignare che vengono abusate della loro capacità estrasensoriale o capacità radiocognitiva, e queste persone vengono definite degli elettrosensibili oppure degli uditori di voci oppure persone con bipolarismo o manie di persecuzione, ma in realtà sono attacchi con armi ad energia diretta ad onde convogliate che creano patologie fortissime su queste povere vittime del controllo mentale. Io sono una vittima del controllo mentale e conosco perfettamente tutti gli attacchi, le manipolazioni che hanno fatto a me e che hanno fatto a molte altre vittime, perché ho studiato molti casi, ho aiutato molte persone e ho cercato di capire e interpretare come la manipolazione mentale interagiva con il loro cervello e gli facevano credere ovviamente cose surreali. È Satana che mi attacca, sono gli alieni che mi violentano durante la notte. Sento i cani che abbaiano, ma non abbaiano, ma mi parlano direttamente. Sento l'uccellino elettronico che mi dice delle parolacce. Vedo le cornacchie che mi stanno vicino casa. Tutte queste allucinazioni audiovisive e determinati sistemi di manipolazione potrebbero essere definiti da molte persone casualità. Ma non sono casualità. Le vittime sentono realmente che parla il cane, ma non sentono che il cane parla direttamente, cioè nel senso tutte le persone che ci stanno intorno vedono il cane e sentono il cane che abbaia. Invece la vittima non sente il cane che abbaia attraverso i rumori dei suoni che escono dal cane, vengono immesse delle frasi e delle parole, o molte volte uno prende il fono, lo accende e all'interno del rumore del fono si sentono delle frasi, delle parole, delle minacce o delle parolacce. Ovviamente quando noi lo diciamo a un dottore o a un amico: ah, sei un pazzo, sei un malato di mente, sei uno schizofrenico, sei di qua, sei di là.
Oggi mi ha contattato una signora, l'hanno ovviamente sottoposta a torture, lavaggi del cervello, manipolazione d'attacchi, e poverina questa signora è costretta a vivere all'interno di una macchina perché l'hanno buttata ovviamente fuori di casa. Dopo questi attacchi, manipolazioni e frequenze, la persona ovviamente perde la capacità di ragionamento perché dice: ma chi è che mi sta attaccando con queste armi e con queste tecnologie? Ma chi è che mi sperimenta addosso i satelliti spia? Ma chi è che mi sperimenta queste tecnologie radiocognitive all'interno del cervello? Pensate che ci sono dei nostri gruppi interni di persone che dicono che loro non possono essere attaccate, non possono essere manipolate, non sentono le voci, ma invece sono altro che manipolati, solo che non si accorgono ovviamente di essere. Ma il controllo mentale, il Manchurian Candidate, è proprio questo: pilotare l'individuo a fare determinate cose o a credere determinate cose senza che l'individuo se ne accorga. Come la teoria della terra piatta, hanno preso 200.000 persone, 300.000 persone, gli hanno messo in testa un programma e tutti credono che la terra è piatta. Ma in realtà il messaggio subliminale è che le frequenze della terra si stanno appiattendo, perché si devono interlacciare attraverso una risonanza di Schumann, una risonanza elettromagnetica camuffata attraverso le frequenze delle tecnologie HARP, le frequenze delle tecnologie a modulazione di frequenza HELLF, per far sì che si sincronizzino con i nostri centri nervosi a livello globale, perché il collegamento radiocognitivo può creare patologie, suggestioni e sintomatologie a molte vittime, che ovviamente quando si sentono queste sintomatologie dicono: ah, è la mente che crea questo, è grazie che la mente che crea questo. Loro ci manipolano le frequenze del cervello e creano quello che loro vogliono. Ci sono persone che sono più sensibili al mal di testa, gli amplificano delle frequenze del mal di testa, persone che sono più sensibili ai dolori muscolari, persone che sono sensibili ai dolori di stomaco, persone che sono sensibili ai dolori intercostali o bruciori di ogni genere, coliti, impotenza, eccitazione. Loro sparano queste frequenze in varie aree, su varie zone, e si cominciano ad amplificare queste patologie sulle persone che sono più sensibili e che rilevano queste frequenze. La cosa che non capiamo è perché il nostro gruppo viene messo da parte, però se c'è il gruppo che parla del 5G, tutte le manifestazioni possibili e immaginabili partono da tutta la nazione per il 5G. Abbassiamo il 5G, leviamo il 5G, facciamo di qua con il 5G, facciamo di là con il 5G. Oppure gli elettrosensibili partono, fanno un evento, tutta la nazione partono elettrosensibili e vanno tutti quanti a queste conferenze dell'elettrosensibile. Se parliamo noi del controllo mentale e che l'elettrosensibile è solamente una vittima del controllo mentale che crede di essere un elettrosensibile e dice: sono un elettrosensibile, per non dire sono un uditore di voce o sono una persona attaccata a queste armi. Perché se dici che sei un elettrosensibile, ah, è una patologia, rilevi l'elettromagnetismo. Ma io ho notato che molte vittime che dicono di essere elettrosensibili sentono le voci, vengono attaccate con le frequenze radiocognitive o frequenze radiouditive attraverso il controllo e la manipolazione cerebrale. Quindi inutile che dicono: no, non è così, ma che cosa stai dicendo? Noi non sentiamo determinate cose, ma ne sentiamo delle altre, non è come dite voi. Allora, ho visto l'altro giorno la conferenza di una persona di Roma, che questa persona ovviamente, anche lei, poverina, pilotata dal controllo mentale, e praticamente l'hanno fatta ragionare in modo un po' distorto per non rispondermi al telefono e per non invitarmi alla sua conferenza. Ma io non è che non sono interessato agli alieni. C'era una ragazza, una relatrice, che
che ha gli stessi identici disturbi, le stesse identiche manipolazioni delle vittime del controllo mentale, ma lei dice che sono gli alieni che vanno da lei, che gli dicono questo, che gli fa questo, l'attaccano con questo, gli mettono determinate frequenze, l'eccitazione, determinate frequenze di disturbo, lei fa dei viaggi astrali. E non è così, quelle sono manipolazioni radiocognitive, prendono la debolezza dell'individuo, gli mettono il programma del controllo mentale e poi la incominciano a manipolare con la credenza o la manipolazione di fargli credere che sono gli alieni a fargli questo. Ma secondo voi con le tecnologie attuali, lo sapete quanti milioni di telescopi con telecamere ultrasensibili e professionali sono posizionati nei cieli in tutte le parti del mondo? Ci sono solo di telescopi amatoriali fissi nel cielo che riprendono delle varie parti del cielo. Si parla di 200-300 mila telescopi, di quelli amatoriali. Poi ci sono quelli professionali, quelli semiprofessionali. Quindi parliamo di quasi un milione di telescopi e telecamere che osservano i cieli. E parliamo di quelli professionali, semiprofessionali e quelli amatoriali, oltre un milione. Possibile che un milione di persone che scruta i cieli, oltre poi quelli scientifici, quelli dell'università, quelli delle società che operano per il rilevamento attraverso i radiotelescopi delle frequenze provenienti dal cielo, oltre ai satelliti in orbita che servono per vedere attraverso i sistemi geostazionari, attraverso i sistemi di intelligence geospaziale determinate altre cose. Possibile che tutte queste persone non hanno mai visto un'astronave aliena? Non hanno visto mai un oggetto anomalo, che può essere definito un'astronave o un qualcosa di alieno? Nessuno ha visto niente. Hanno visto satelliti, hanno visto aerei, hanno visto droni, hanno visto palloni sonda, aerei sperimentali, quelli li hanno visti, ma con le telecamere attuali, che sono la maggior parte delle camere HD, Full HD, 4K e addirittura adesso 8K, e riprendono le immagini nitide, ma veramente nitide. Com'è che gli unici veri avvistamenti alieni venivano fatti negli anni 50, negli anni 60, quando si utilizzava ancora la macchinetta fotografica, quella con il flash, con il vecchio flash, e che si utilizzava addirittura il vecchio rullino della macchinetta con 36 pose, perché quelle erano facilmente pilotabili, perché la qualità dell'immagine era molto scadente o era a bassa risoluzione. La fotografia che facevano era facilmente camuffabile. E quindi la gente ha creduto che vedeva determinate cose. Ma se voi vedete gli alieni o ci sono un milione di persone che scrutano i cieli in continuazione tutte le sere in tutte le parti del mondo, possibile che tutte queste persone non abbiano mai visto un'astronave aliena, un mezzo non identificato. Vedono delle cose, ma che sono deducibili a droni, aerei spia sperimentali, palloni sonda, prototipi di veicoli e tante altre cose. Pensate, una volta un ragazzo mi mandò delle fotografie, disse: "Oddio, oddio, un motore antigravitazionale si sposta in modo anomalo, addirittura gira, si sposta a destra e a sinistra, sale e scende sotto, sopra, a destra e a sinistra". Io ho detto: "Fai una fotografia con una telecamera più potente, insomma, per vedere di che cosa si tratta", perché diceva che in mezzo a queste montagne usciva fuori questa astronave che girava in continuazione. Poi ha fatto dei test con una telecamera professionale, con una macchinetta fotografica professionale, dovrebbe essere una Nikon P900 se non sbaglio, e quella è c'ha un teleobiettivo per 2000, cioè puoi vedere. E non dico i crateri, cioè vuoi fotografare i crateri della Luna, ovviamente quelli più grossi. E lui poi ha fotografato questo oggetto, era praticamente un drone, una macchina drone sperimentale che stavano attestando
in questi spazi di queste montagne. Quindi non è come dicono loro, no, non è l'alieno che vola. Dalle fotografie si vede perfettamente che era un sei pale con una persona dentro che stava attestando questo nuovo sistema. Ovviamente girava, si muoveva, faceva determinate cose. E hanno capito praticamente che non erano gli alieni che uscivano fuori dal lago all'improvviso, ma che questi stavano in una pista dietro il lago e che praticamente attestavano questo nuovo veicolo sperimentale. E quindi si sono accorti che non era proprio un alieno. Invece, determinate persone che avevano fatto le stesse antiche foto, ecco l'alieno è arrivato, stanno arrivando, ci stanno contattando, stanno qua, stanno là. Io credo che un indomani, quando arriveranno i veri alieni sulla Terra, saranno tipo Independence Day, tipo Visitors, tipo Star Trek, Star Wars, un'astronave proprio vera e propria che si avvicina vicino alla Terra, che noi la vediamo, no? Che si nascondono, non si vogliono far vedere da noi perché hanno paura, perché c'è il segreto militare. Ma scusa, ma se questi arrivano da un'altra costellazione, da un'altra galassia, no? Anni luce per venire sulla Terra se vanno a nascondere. A me mi pare strana, insomma, questa cosa, no? Se arrivi e scopri come noi vogliamo scoprire gli alieni, loro vogliono scoprire gli alieni. È la stessa identica cosa. E se hanno la tecnologia per arrivare sulla Terra, vuol dire che stanno anni luce avanti in tecnologia. E fatalità, questi spariscono e non si vogliono far vedere. Abbiamo delle vittime che dicono di sentire delle anomale pallette in gola e che vanno ancora a determinati convegni dove ci stanno le fattucchiere, le famigerate finocchio, aia per semele, le corna al gobbo, oppure il ferro de cavallo. Cioè, ragazzi, ma ce ne stiamo rendendo conto, no? È come quando c'era una persona che stava in televisione, non dico chi, che vendeva praticamente i pezzi della vite americana che stava fuori selvatica, tagliava un pezzo di vite americana, ci metteva un fiocchetto rosso, inviava alla persona che diceva che quello era un talismano potentissimo che praticamente curava le persone addirittura dai tumori. E 16.000, 17.000, 20.000 persone che sono arrivate a queste cose, che hanno pagato per avere un pezzo di pianta con un fiocchettino rosso che dicevano che era un talismano potentissimo. Cioè, che c'era addirittura quella persona, non mi ricordo come si chiamava, il santone lo chiamavano, biondo. Cioè, la gente crede veramente alle stupidaggini, scusate, eh. Cioè, quando si parla di una tecnologia che è in grado di interagire con le frequenze del corpo attraverso anche i telefonini, no, non è vero, non esiste, sicuramente è una tecnologia aliena. È una tecnologia aliena. Prima c'erano dei grossi ricercatori, uno di questi anche Corrado Malanga, no, nell'ipnosi regressa erano tutti alieni, invece dopo hanno visto che nelle ipnosi regresse non si parlava più di alieni, ma si parlava di militari. Allora lui, quando è stato, da quello che mi hanno detto, negli Stati Uniti d'America, qualcuno gli ha detto: se parli di alieni, parla come ti pare, tanto non gliene frega niente a nessuno. Chi è un credulone o chi creda a determinate fandonie o cose anomale, a noi non ci interessa di quello che voi dite degli alieni. Infatti, non ne può fregare niente a nessuno. Tutti dicono l'aliena, aliena, 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 però non si vede niente di questi alieni. E poi hanno detto: se parli dei militari, ti bloccano tutto, ti creano danni da tutte le parti. Quindi non parlare dei militari, ma parla degli alieni. Al limite potresti dire che le tecnologie sono aliene date ai militari, capito? Per camuffare, insomma, la situazione. Invece io vi dico che praticamente molte percezioni extrasensoriali che noi abbiamo, in realtà non sono percezioni extrasensoriali, ma che qualcuno, modificando determinati parametri del nostro cervello, sa come funziona la mappatura cerebrale, come funzionano le frequenze del cervello e interagiscono con il nostro corpo attraverso la corrente elettrica, le frequenze radio dei telefonini, o le frequenze radio dei scanner radar da terra, o dei trasmettitori delle antenne dei telefoni, trasmettitori radio, trasmettitori wifi,
che interagiscono praticamente con il nostro cervello, ci penetrano i condotti uditivi, ci penetrano attraverso le frequenze della luce, le biofotoniche, e interagiscono con l'antenna del nostro corpo, che sono i centri nervosi centrali. Do un grosso consiglio alle vittime: se le voci vi dicono che poi non sono voci, sono comunicazioni infrasoniche, elettroniche, di voci elettroniche simulate, oppure molte volte vi rispondono degli operatori che devono attestare e collaudare la vostra capacità di apprendimento, perché se vi dicono c'è l'asino che vola e voi ci credete, loro vi attaccheranno con l'asino che vola. Se voi vi dicono c'è la gallina muore, voi morite appresso la gallina. Se voi ci credete, vi suggestionate e cominciate a stare male, cominciate ad avere dei disturbi, il giorno dopo vi diranno la gallina sta morendo anche te, e voi ci crederete. E andrete poi tutti quanti all'ospedale, al pronto soccorso, e vi faranno a tutti il TSO, perché voi non siete in grado di capire, di interagire e di gestire una situazione del genere. A me me l'hanno fatto, mi hanno attaccato, mi hanno messo manipolazioni, attacchi, frequenze, mi dicevano che erano indagini, mi dicevano che erano operazioni, mi dicevano che ero un mafioso, terrorista, narcotrafficante. Invece erano solamente lavaggi del cervello per creare la psicologia del terrore e intimidire una vittima del controllo mentale che stava andando a denunciare tutto quello che subiva. E io, siccome avevo capito il trucco, io non posso essere indagato per determinati reati che non posso aver manco immaginato di fare, sapendo come funziona questo sistema di spionaggio che viene utilizzato e collaudato sulla popolazione italiana, aiutando centinaia di vittime, vedendo come l'hanno ridotte, oppure come mi hanno ridotto a me, perché io mi hanno ridotto a niente. Io non ho niente. Non ho niente, grazie a questi servizi segreti deviati dell'intelligence geospaziale, coperti da false indagini create su di me da parte di nuclei operativi deviati che prendono 50.000 euro al mese, per far partire le indagini finte sulle vittime. Questi prendono 50.000 euro al mese, devono stare lì, far finta che stanno facendo le indagini. Se arriva qualcuno, dice: no, stanno facendo l'indagine, ma che stai scherzando? Questi sono tutti criminali, tutti terroristi, tutti mafiosi, tutti narcotrafficanti. Ma siete sicuri? Ma questa c'ha 90 anni, ma come fa a fare tutte queste? Ma che stai a scherzare? Quelle di 90 anni sono peggio degli altri, capito? E questo è il loro giochetto, come la ragazza che stava sempre in chiesa tutti i giorni, che gli hanno detto che quella era una satanista, che faceva le messe nere, che faceva i sacrifici umani, che faceva cose strane. Cioè, quella povera ragazza diceva: io non faccio niente, ma quale messe nere, ma quali rituali satanici. E fatalità, poi, quando lei non ci ha più creduto, l'hanno attaccata e hanno fatto credere che era Satana che la stava attaccando con queste tecnologie. Beh, mi dicevano che erano i morti, figurate un po'. Mi dicevano una volta che erano i militari, una volta che erano i criminali, una volta che erano gli alieni, una volta mi hanno detto che era Satana, una volta mi hanno detto che erano gli angeli, una volta mi hanno detto che erano i vicini di casa, una volta mi hanno detto tutto. Oh, ma voi decidete, ma chi sono questi? Cioè, vicini di casa, alieni e forze dell'ordine, chi sono questi? Chi può avere una tecnologia di centinaia di miliardi di euro in grado di vederti dentro casa fino a 300 metri sottoterra con telecamere spettrali a scansione sintetica? Chi è che può avere una tecnologia del genere? Il vicino di casa. Hanno intervistato un professore matematico. Io sono il professore Tizio e Caio, vittime di armi psicotroniche. Ho scoperto un telecomando del videoregistratore che sparava delle frequenze sul mio corpo, sul mio cervello, perché io avevo discusso all'università con il mio professore. Rendetevi conto, centinaia di milioni di euro spesi di indagini, pedinamenti. Ovviamente indagini, pedinamenti simulati, perché questi usano solo i satelliti per attestare e collaudare le tecnologie. Invece la gente vede tutti che li seguono. Una signora mi ha detto: avrò centinaia di persone che mi seguono, ma quante ne pagano queste persone per seguirmi?
Ho detto, signora, lei non la segue nessuno. Sono manipolazioni che gli fanno credere determinate suggestioni con manie di persecuzione. E voi quando camminate per strada, tutte le persone che voi guardate vi faranno credere che tutti vi seguono, che vi controllano, che vi spiano. Avete visto quando... Allora c'è un effetto collaterale dell'assunzione delle sostanze stupefacenti. Se uno fa troppa assunzione di determinate sostanze, che cosa succede? Che avviene l'allucinazione. Infatti ci sono molte persone che fanno uso di cocaina, che dopo un po' incominciano a sentire le persone che gli camminano vicino, le serrande che si alzano, si affacciano al balcone perché sentono che qualcuno sale con la scala. Oppure sentono che gli stanno dando le mandate alla porta, addirittura che stanno bussando di notte. Sentono questo, addirittura li fanno vedere dall'occhiolino e della porta, gli fanno credere che c'è persone che stanno camminando davanti, addirittura in divisa. Quelli aprono la porta e non c'è nessuno. Le stesse identiche suggestioni che vengono messe a queste persone che fanno uso di sostanze stupefacenti sono state prese delle persone, dei militari, messe all'interno di una stanza, gli hanno fatto fare uso di cocaina per un sacco di tempo. E poi con un elettroencefalografo messo in testa, trascranico elettromagnetico, hanno mappato tutte le frequenze del suo cervello per vedere le allucinazioni a che frequenza arrivavano e che parte del cervello si sviluppava, si attivava e si sollecitava e si amplificava dopo questo trattamento disumano di assunzione forzata di sostanze stupefacenti. Loro, presa la mappatura cerebrale di queste frequenze, hanno levato le frequenze, registrato le frequenze della mappatura cerebrale, hanno preso un target individuals durante la notte e hanno sparato in testa le stesse identiche frequenze e hanno sollecitato determinate parti del cervello che venivano sollecitate per le altre persone che venivano sottoposte a questi esperimenti e si sono accorti che le stesse frequenze che amplificavano nel cervello di questo target individual creava le stesse identiche patologie di quello che stava praticamente all'interno di una stanza del laboratorio militare che faceva uso delle sostanze stupefacenti. È così che hanno creato la manipolazione delle patologie o sintomatologie su migliaia di persone nel territorio nazionale italiano. Quando vanno alle conferenze dei famigerati guru, i famigerati profeti immaginari che dicono di aiutare le persone, te se fai questa cosa ti si levano tutti i disturbi, te se fai quest'altra si levano tutti i disturbi, a una donna addirittura gli hanno detto, te hai delle palline in gola perché non fai sesso, ma te ne rendi conto? Ma te ne rendi conto? E poi questa persona che ha detto questa frase era stata denunciata, non so da chi, non mi ricordo, però era uscita sul programma Le Iene, che gli avevano detto, dice, ma lei se non è una dottoressa, come fa lei a dire a un malato terminale di tumore, no, non devi fare più la radioterapia, non devi fare più la chemoterapia, lascia stare tutto, ci penso io, vieni ai nostri eventi che ti curiamo da questo male, che è la testa che ti crea i tumori. Cioè, e infatti le Iene erano andate lì a vedere proprio perché che cosa diceva questa persona che diceva che lei era esperta, che aiutava tutti quanti. E la gente si è presentata lì all'evento, si sono alzati in piedi, hanno preso il microfono e si sono messi a dire determinate cose. E quella gli ha ridetto le solite stronzate che ha detto pure a quelle altre persone che erano poi infiltrati delle Iene che hanno ripreso tutto. Però la gente, siccome è credulona, infatti, ve lo ricordate il famigerato Santone Rinascimento? Eh? Ve lo ricordate? Eh? 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 cosettini mandavano piante. Eh? Se metti il sale dentro l'acqua fredda e il sale non si scioglie, vuol dire che ha il malocchio. Allora devi venire da noi e noi ti curiamo se ci mandi i soldi, però ti mandiamo una porzione, una pozione magica che
che ti leva il malocchio. E la gente boccona ci credeva, andavano lì e pagavano. E questo è il giochetto del controllo mentale: creare la suggestione radiocognitiva. Guardate, se io metto la mano davanti agli occhi, blocco le frequenze di luce, mi si diminuiscono delle patologie. Ma com'è possibile, scusa? Ma se io ho il mal di testa e mi metto la mano così e il mal di testa mi scompare, ma com'è possibile questa cosa? Oppure io ho delle patologie, metto le cuffie e diminuiscono delle frequenze del caldo sul mio corpo, eh? Ma secondo voi può essere una cosa fattibile questa? Eh? Io ho caldo, ma se mi metto le cuffie scompare il caldo. Purtroppo ci sono molti creduloni, molte persone che credono a cose surreali. Addirittura una persona una volta mi disse: sono andata in mezzo al prato, vedevo delle cose strane, delle luci strane. Io ho detto: ma non è che erano le lucciole? No, era il micropopolo del bosco. Che cos'era? Il micropopolo del bosco. Al micropopolo del bosco, sì. Ma ne assicura, signora, sì, guardi, non dica queste cose perché gli potrebbero far credere queste cose, perché lei poi è andata su internet, è andata a cercare che cosa si muove nel bosco e è andata a vedere che c'era il micropopolo nel bosco. Non so quanti di esso gli hanno fatto, mi pare che l'hanno ricoverata pure per 6 mesi all'interno di un posto, non so quale, ha perso il lavoro, non so che cosa è successo, se si è separata con il marito, non so bene com'è andata la situazione, perché lei giustamente credeva a questo. Noi abbiamo delle amiche che stanno con noi. Ah, ho visto l'astronave! Mi si è avvicinata vicino alla macchina, la macchina si è spenta e poi l'astronave è andata in cielo, la macchina mi è ripartita! Mai fatto una fotografia? No. Mai fatto un filmato? No. E mai fatto una. C'erano dei testimoni? No. Ma guardate che strano, veramente. Pure lì, che strano. Poi andiamo tutti in un prato, tutti vedono astronavi, che io non vedo, e tutti vedono astronavi, io gli dico: guarda che queste non sono astronavi, questi sono aerei di linea d'alta quota, hanno dei fari che puntano davanti. Quando noi vediamo il faro che punta davanti, come l'aereo praticamente passa attraverso le nuvole, il faro non lo vediamo più. Oppure quando l'aereo cambia traiettoria, noi non vediamo più il faro diretto. No, quelle sono astronavi che ci lampeggiano per avvisarci che loro stanno lì. Ma sto così, mi sono fatto il segno della croce. Ho detto: Gesù mio, Gesù mio, ma io non dovevo salvare le vittime del controllo mentale. Io mi dovevo mettere a fare il mago guru. Andavo dalle vittime e gli dicevo, gli davo, che ne so, l'erba di per strada, la cacca del cane, gli dicevo: prendi questo ti porta fortuna, la cacca porta fortuna, prendi l'erba di per strada, questa è un'erba miracolosa, prendila, prendi, dammi 10.000 euro, dammi 5.000 euro per l'erba miracolosa e la cacca del cane. Questi si sarebbero comprati la cacca del cane e avrebbero creduto che era una cosa miracolosa, un talismano, e si sarebbero presi pure l'erba di per strada e l'avrebbero messa, magari se la sarebbero messa in tasca e avrebbero detto: hai visto, con questa erba miracolosa non ho più disturbi, con la cacca del cane non ho più disturbi. Ce ne rendiamo conto, sì. Ce ne rendiamo conto di come la gente viene manipolata con questi sistemi? Eh? Creano autosuggestioni con queste frequenze, creano narcolessia indotta e noi dormiamo ad occhi aperti e sogniamo ad occhi aperti e vediamo il mondo differente. È uscito un testo sacro in aramaico, molto antico, che dicono che praticamente era di un eretico, un blasfema. E dicono che praticamente diceva che Gesù aveva una compagna e che questa compagna era Maria Maddalena, e che sia Gesù che la compagna sono vissuti per parecchi anni e Maria Maddalena è scappata.
quando Gesù era stato crocifisso, e Maria Maddalena praticamente è rimasta vicino a Gesù finché non l'hanno messa all'interno della tomba. Gesù ovviamente, allora Maria Maddalena scappa e scappa addirittura incinta, e che era il bambino di Gesù, il figlio di Gesù. Gesù dicono che in realtà non era morto, ma che l'avevano addormentato con un forte sonnifero che simulava quasi la morte temporanea, diciamo. E quando si è risvegliato hanno preso il corpo di Gesù e l'hanno portato immediatamente via, perché ovviamente se no sarebbe diventato un martire. Allora loro lo dovevano far scappare, perché farlo credere morto sarebbe finito il calvario di Gesù. Ma se invece Gesù era vivo, loro l'avrebbero in continuazione attaccato e gli avrebbero creato ovviamente dei danni devastanti, sia a lui che a tutta la famiglia. Sembra che Gesù, quando dicono che è risorto, in realtà è andato via da questa tomba sacrale. E quindi praticamente si è andata a rifugiare in un paese dove lui, da quello che dicono su questo vecchio testamento, su questo vecchio su questa vecchia Bibbia, vecchio Vangelo in aramaico antico, dicono che praticamente ha vissuto per tanti anni e ha continuato a fare dei miracoli, però in modo molto segreto, in modo molto ristretto, perché avevano paura della persecuzione, ovviamente, dei romani a quei tempi, o addirittura dei nemici dell'inizio della religione cristiana. Quando io ho detto questo, ho detto: guarda, ho trovato questa notizia così importante, potrebbe anche essere vera, perché se Gesù era uno di noi, poteva avere la compagna. Ah, ma che stai dicendo? Ma non è così, ma te non conosci la storia, io l'ho studiata. Ma come l'hai studiata della storia? Attraverso dei libri che sono stati scritti e tradotti da altre persone che erano preti, sacerdoti, cardinali, vescovi, e quelli hanno potuto scrivere, potrebbero aver scritto quello che volevano loro. Allora a me mi hanno detto che io sono un eretico, che io dico delle cose invece che altre, e quelli che credono negli alieni non possono essere manipolati ugualmente come quelli che seguono la Bibbia o seguono il Vangelo, quello aramaico o quello lì ebraico o quello lì cristiano? E se un indomani arrivano veramente gli alieni sulla Terra con un'astronave e dicono: ma quale Dio? Ma quale Gesù? Ma chi ve l'ha detta a voi queste cose? Ma Gesù era una persona che magari era stata contattata dagli alieni, perché noi Gesù lo conosciamo in carne e ossa, abbiamo tante testimonianze di Gesù, ma di Dio? Chi ha visto mai Dio? Voi avete visto mai Dio? No. Dio si fa vedere a forma di luce. E se questa luce è un'astronave proveniente da un altro pianeta, che magari questa astronave può viaggiare in realtà alla velocità della luce, e che compare a queste persone che hanno la possibilità di vedere queste entità come una sorta di forma celestiale, questo non si sa. Io sono stato a una conferenza di Biglino e ho sentito quello che lui diceva. Molte cose sono giuste, perché lui dice che la traduzione reale di 19 testi sacri che lui ha tradotto parla di tutt'altro, e le persone che hanno tradotto questi testi sacri li hanno tradotti a rendere la storia in un determinato modo. E mo vi spiego il perché. Lo sapete che cosa succede se si presentano i parenti di Gesù e dicono: quello era lo sbinnonno dello sbinnonno dello sbinnonno dello sbinnonno dello sbinnonno di mio nonno, e mio nonno era il nonno o era il padre? Vedete che succede? Che il figlio di Maria Maddalena e Gesù, presunto figlio di Maria Maddalena e Gesù, è
il nonno del nonno, quindi noi siamo gli eredi della Chiesa, è tutto nostro. Lo sai che scandalo, sì? Che diventano multimiliardari queste persone, multimiliardari. Allora, qualcuno magari vuole dire che una cosa non è l'altra. Però ultimamente si sta parlando che vogliono creare un gruppo all'interno della Chiesa di preti sposati, vescovi, sacerdoti sposati, e che dicono che non è peccato ovviamente avere la possibilità di avere all'interno della Chiesa questi preti sposati. È partito tutto da Milingo, vi ricordate l'esorcista Milingo? E poi da lì hanno incominciato a creare questo gruppo di preti sposati all'interno della Chiesa stessa. Ovviamente non so se faranno un indomani dei preti o dei cardinali, sacerdoti, eccetera, 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 o vescovi. Che un domani possano sposati arrivare a diventare il Papa. Perché ovviamente un Papa sposato sarebbe un po' una catastrofe. Però un indomani potrebbe cambiare tutto e il Papa potrebbe anche essere un Papa sposato. Perché per me non ci sarebbe niente di male, insomma. Un Papa sposato non sarebbe uno scandalo. Ovviamente questo cambierebbe determinate cose, anche determinate regole all'interno della Chiesa, ma chi vede il futuro può prevedere anche questo. Infatti molti, molti preti, molti sacerdoti, molti vescovi, molti cardinali, anche qualche papa, crede che ci sono altre entità al di fuori della nostra, che non è che Gesù è stando sulla terra, o Dio stando sulla terra, è Dio solo del nostro pianeta. No, potrebbe essere un'entità che governa anche gli altri pianeti, anche le altre galassie. Non è che Dio ha creato la galassia. Sì, ma perché la storia si parla solo del nostro pianeta? Da quando è nato Gesù 2019 anni fa, nell'anno zero. E praticamente da lì inizia la nostra storia del cristianesimo e della storia di Gesù. E 20.000 anni prima? 10.000 anni prima? La storia qual è? E mettiamo il caso che in un altro pianeta ci siano delle altre forme di vita, che ci sono sicuramente, perché se noi esistiamo, anche in altri pianeti ci sono altre forme di vita. E queste altre forme di vita hanno fatto un'evoluzione di, invece di noi 2000 anni, hanno fatto un'evoluzione di 100.000 anni. 100.000 anni di evoluzione, lo sai cosa vuol dire? Allora, nel 1970 c'era la televisione in bianco e nero, nel 2019 c'è la televisione 8K, spessa un millimetro, schermo inimmaginabile, schermo grandezza, possono addirittura fare un'intera facciata di uno stadio senza avere nessun problema. Infatti lo schermo più grande al mondo è stato proprio messo su uno stadio di calcio nei mondiali. Mi ricordo se è stato fatto l'ultimo mondiale. È stato messo questo schermo ultra gigante per far vedere la partita anche alle persone che stavano fuori dello stadio. E quanto tempo è passato? Nel 1900, ma che c'era? C'era niente. Nel 2019, oppure nel 1919 al 2019, un cambiamento stratosferico. Però tutti dicono, potrebbero essere gli alieni che ci hanno dato le tecnologie. Ma sti alieni non si vedono da nessuna parte, però, eh? Si vedono solo negli anni passati, fotografie sfocate, cose che non si capiscono. Ma secondo voi, ma l'alieno viene col disco sulla Terra? Ma avete visto Independence Day? Avete visto Star Trek? Star Wars? Visitors? Mega astronavi che possono po contenere
migliaia di persone, perché devono contenere la vita, devono contenere cibo, devono contenere aria se gli serve l'aria, l'acqua se gli serve l'acqua e tante altre cose che sono molto importanti per poter vivere all'interno dell'astronave. No, questi arrivano con un dischetto piccoletto, con una persona sola. Bah, non si riesce a capire. Tutti i film fanno vedere altre cose e questi arrivano con questo dischettino. E poi questo dischettino viene fotografato da una macchinetta fotografica che si vede tutto sfocato. Ma guardate che strano! Fotografano i satelliti che passano sulla Luna, satelliti che servono per rilevamento geo. Non mi ricordo come si chiama. Rilevamento no, allora, rilevamento della parte nascosta della Luna e rilevano addirittura tutto il suolo lunare attraverso determinate telecamere, fanno delle scansioni radar per vedere tutto ciò che si modifica sulla Luna. Questi hanno preso una macchinetta fotografica con un teleobiettivo molto potente, anche collegata a un telescopio, e hanno fotografato mentre passava questo satellite che fa queste analisi sulla Luna, intorno alla Luna. E quindi la potenza è molto elevata. Per vedere un telescopio che è grosso quanto un furgoncino, cioè questo satellite telescopio radar che è grosso quanto un furgoncino, vuol dire che potranno e possono vedere astronavi enormi, giganti, dove all'interno ci possono stare centinaia di persone. Se avete visto in tutti i film di fantascienza, si parla di astronavi giganti. Independence Day, addirittura l'astronave creava l'ombra su tutta New York. E invece noi vediamo tutte cose piccole con una lucettina che compare, poi scompare, non vediamo, non si capisce. Cioè, con tutti questi telefonini di ultima generazione 4K, telecamere fino a 48 megapixel, non siamo in grado di fotografare un avvenimento del genere. Ma che strano. Tutti montaggi, fotomontaggi, teorie. Ah, perché l'alieno non si vuole far vedere, perché si è messo d'accordo con i militari. Ma che state dicendo? Che se viene un alieno sulla Terra, io vedo l'alieno, lo posso fotografare, lo posso riprendere, faccio uno scoop multimiliardario, che tutte le televisioni parleranno di questo avvenimento. No, la gente li vede, arrivano i Men in Black, gli dicono no, non parlare dell'alieno. Non parlare di quello, non parlare di quell'altro. E chi vi ha detto che questi alieni che magari possono essere visti in determinati posti non siano esperimenti genetici effettuati su esseri umani per trasformare queste persone in super soldati? Non lo sappiamo. Sappiamo solamente che gli esperimenti per creare gli uomini in macchine da guerra, è il sistema MKUltra, il sistema Manchurian Candidate, il sistema che opera attraverso la manipolazione cerebrale di un individuo, la programmazione radiocognitiva del cervello umano per fargli credere di essere qualcosa, di bloccare determinate frequenze per farlo diventare totalmente un'altra persona, un'altra entità mentale, un'altra entità camuffata da questo sistema deviato di controllo mentale. Com'è possibile che una ragazza prenda il figlio a calci, a pugni, poi lo lascia lì come se non è successo niente, il figlio che piange tutto livido, tutto percosso, in faccia, in testa, da tutte le parti? Com'è possibile? Un'altra persona prende il figlio, lo butta dal ponte, vicino Trastevere, vicino Porta Portese, perché aveva discusso con la moglie. Un'altra ragazza prende la bambina di 3-4 mesi, la butta per terra perché aveva litigato con il proprio fidanzato. Cioè, ci sono delle cose veramente
anomale che accadono nel territorio della nazione italiano. Un ragazzo diventa geloso della propria ragazza, prende una tanica di benzina, gli dà fuoco e dopo si va a vedere la partita come se non è successo niente. Quando l'hanno fermato, lui tranquillo, io sì, gli ho dato fuoco perché mi aveva tradito, mi aveva lasciato e non mi doveva lasciare, io ho dato fuoco. Secondo voi è tutto normale questo? O c'è qualcosa che non quadra? Bloccano determinate frequenze inibitorie per costringere gli individui a fare questi reati, ad acquistare sostanze stupefacenti. Un indomani modificheranno, anzi stanno già modificando determinate frequenze per indurre alla dipendenza del gioco, alla dipendenza dei gratta e vinci, alla dipendenza di fare uso di metatone. Una ragazza davanti a me all'ospedale che diceva alla sua dottoressa: non ce la faccio, se non prendo il metadone io sto male. Era diventata dipendente al metadone. Lo sapete un'altra persona che cosa mi ha detto? Io sono diventata dipendente alle caramelle alla liquirizia. Sono rimasto così, alle caramelle alla liquirizia. Sì, poi sentiva le voci, poi aveva i gravi disturbi, poi alla fine non è più dipendente delle caramelle alla liquirizia, però adesso sente le voci che gli dicono di mangiarsi queste benedette caramelle alla liquirizia. Però lei non se le mangia più perché le voci hanno detto che poi gli cascano i denti. Vedete come funziona la manipolazione mentale? Poi quando è normale, una persona normalissima ragiona perfetta senza nessun problema. Poi le riattaccano queste frequenze e ridiventa totalmente un'altra persona. Ve lo dico da esperienza, eh? Mi hanno attaccato con tutti i sistemi possibili e immaginabili. Frequenze, attacchi, manipolazioni, svenimenti, torture, lavaggi del cervello, interrogatori continui, manipolazioni radiocognitive, mi creavano danni di ogni genere a livello lavorativo da tutte le parti. Ho fatto però 24 denunce. Adesso sto portando la 25esima denuncia, perché se noi non denunciamo, questi prendono il sopravvento perché ci credono che noi siamo dei cotardi, che noi siamo dei vigliacchi e che non abbiamo il coraggio di andare a denunciare. Ma noi denunciando e facendo interviste e testimonianza, noi aiutiamo migliaia di persone a livello mondiale, perché persone che credono di essere diventate pazze o malate di mente, ascoltano le nostre cose e si incominciano a recuperare, diventano consapevoli che non sono loro pazzi e malati di mente, ma che vengono radiopilotati con queste frequenze di controllo mentale. Allora, cari amici, iscrivetevi sul mio canale di YouTube, Angeli Custodi MK Oltre Italia, sul mio secondo canale Emiliano Babilonia con la fotografia dell'occhio nero. Iscrivetevi sulla mia radio web, Emiliano Babilonia Spreaker. Iscrivetevi sulla mia seconda radio web, Emiliano Babilonia Mixcloud. Voglio ricordare i miei blog, Satelliti Spia Blogspot, Vittime del controllo neurale satellitare Blogspot, I ricercatori di fenomeni inspiegabili nel mondo Blogspot. Allora, stiamo per adesso preparando vari eventi. Quello internazionale Target Individuals Day, sono stato contattato. È un'associazione internazionale per i diritti umani che mi ha delegato portavoce delle vittime nazionali italiane. Ovviamente il portavoce da portare le notizie, le testimonianze e le soluzioni che noi stiamo trovando in Italia alle vittime di tutto il mondo tramite questo evento che si chiamerà, che abbiamo fatto l'anno scorso, Target Individual Day 2018, e quest'anno mi hanno riassegnato come Target Individual Day 2019, portavoce delle vittime nazionali. Ci sono degli buffoni, camuffatori, persone che vogliono dire che loro stanno collaborando con noi a fare determinati eventi. No, noi ne faremo uno solo d'evento, Target Individual Day a Roma. Forse lo faremo il 29 agosto, stiamo ancora decidendo e dobbiamo vedere la disponibilità della sala. Quello è un evento internazionale dove lo stesso giorno in 50 piazze del mondo faranno tutti quanti lo stesso identico evento.
Questa è una cosa molto importante. Addirittura abbiamo pensato di farlo all'interno di un prato, tipo, che ne so, a Villa Vanfili, tutti quanti insieme ci mettiamo da una parte, mettiamo tutti questi striscioni e ci incontriamo tutti quanti insieme, facciamo le riprese, le fotografie e incominciamo a fare le interviste, che sarebbe pure una bella cosa fare anche questo. Però ovviamente fa caldo e dobbiamo poi cercare di trovare un posto anche per le persone che sono un po' più anziane, perlomeno un locale climatizzato, e troveremo il modo di fare questo evento anche quest'anno. E sto preparando una conferenza perché abbiamo vari relatori che vogliono parlare di queste argomentazioni. E io vorrei fare un evento mio, totalmente mio, forse un seminario, una preparazione per le vittime, cioè dalla mattina fino alla sera io parlerò, spiegherò e deluciderò e risponderò a determinate vostre domande. Faremo dei test, faremo delle analisi, parleremo di determinate soluzioni, faremo una sorta di denuncia collettiva scritta da tutti quanti insieme, quelli che verranno, insomma, lì all'evento, e faremo in modo anche di creare una collaborazione con un coordinamento anche nazionale per far sì di riunire più vittime del controllo mentale in gruppo nelle varie regioni d'Italia. Ovviamente delegheremo delle persone che sono coscienti di quello che stanno facendo, che sono plausibili, che quando parlano dicono cose sensate. Non la gallina, il piccione, la quaglia, l'asino. Non possiamo portare questi portavoce in giro, perché quelli dovrebbero parlare per conto nostro e per conto dell'associazione, e sarebbe una catastrofe. Se sentono la gallina, il piccione, prenditi la vitamina C, prenditi l'aspirina, prenditi il bicarbonato. Se io ti sparo con un fucile, ti prendi il bicarbonato. Se ti sparo con un bazooka, con una mitraglietta, ti prendi l'aspirina. Dai. Purtroppo la gente non ha capito come funziona questa tecnologia. È vero che bisogna prendere o assumere determinati rimedi o farmaci che sono tipo la valeriana, che serve per rilassare la persona che viene attaccata con questi sistemi durante la notte. Utilizzate occhiali polarizzati, utilizzate cuffie insonorizzate, ma questi servono per attenuare determinate frequenze che penetrano nel nostro cervello attraverso gli occhi, attraverso i conduttori di vene scintille nervosi centrali. Quindi io do queste soluzioni da provare, ma le dovete provare per una settimana, 10 giorni, un mese. Tutte le sere prendete, che ne so, mezza valeriana, o prendete una valeriana e vedete dopo un mese come voi state. Cercate di dormire a luce spenta, di non avere la luce diretta sul corpo, di stare in stanze senza radiazioni, staccate la corrente elettrica dentro casa, guardate se la notte parte in circostanze anomale il frigorifero, che molte vittime, anche a me mi succede, che dalle 3 alle 6 parte il frigorifero e non si spenge più. Fatalità proprio nel momento che noi scendiamo nella fase del sonno profondo, loro alterano con le frequenze dei frigoriferi, del motore del frigorifero, un'amplificazione dei campi elettromagnetici dentro casa che ci devastano il sonno. O molte altre vittime dicono che proprio si svegliano alle 3 e non dormono più, fino alle 6 di mattina. Le 6 di mattina fanno crollare quando stanno cercando di andare a lavorare. Quindi, cari amici, non dovete avere timore di testimoniare, perché la testimonianza audio può essere fatta anonima. Importante che non dite nomi di persone che potrebbero essere implicate nel vostro caso, perché purtroppo la manipolazione radiocognitiva fa credere anche che delle persone che vi attaccano a queste tecnologie, ma molte volte sono solo allucinazioni o manipolazioni per far credere questo. Quindi noi dobbiamo andare con i piedi di piombo prima di accusare una persona invece che un'altra. Quindi, cari amici,
se mi volete contattare, contattatemi, ovviamente Milano Babilonia. Le mail vittime del controllo neurale @gmail.com, Saverio Sat su Facebook, poi prendete Messenger di Facebook o Messenger normale che voi avete anche sui telefonini e scrivetemi su Saverio Sat, poi andrò a vedere Messenger e vedrò praticamente le persone che mi hanno contattato per poi rispondere a queste persone. Io faccio un grandissimo saluto a tutte le vittime del controllo mentale. Se volete venire alle nostre conferenze mi farà molto piacere. Se volete donare qualcosa al mio gruppo, anche a me, mi farebbe molto piacere. Ci servirebbe veramente una cosa molto importante, una sorta di casale, un terreno con un casale. Quello sarebbe proprio una cosa che io vi ringrazio, vi ringrazierei per tutta la vita. Avere a disposizione un terreno con un casale per poter far stare tutte le vittime all'interno di questo casale, dare aiuto, creare, che ne so, dei dibattiti, creare delle conferenze dentro questo casale, creare delle scuole tecniche, scuole didattiche, creare, che ne so, scuole artistiche, che sono cose molto importanti. Sto cercando di creare un film testimonianza, documentario ovviamente, che parlerà proprio del controllo mentale del MK Ultra. Se qualcuno poi ci aiuterà un indomani, forse fare anche una serie televisiva sull'MK Ultra, sul controllo mentale, sul target individual, sul Manchurian Candidate. Sto cercando di scrivere un libro, sto facendo tantissime cose per cercare di sovvenzionare gli aiuti per il nostro gruppo, anche attraverso l'associazione che deve ovviamente poi sostenere molte altre cose, molte altre spese per mantenere tutto quanto il coordinamento per gestire determinate attività. Ovviamente per adesso sto facendo tutto da solo, tutto gratuitamente. Non ho avuto persone che mi hanno aiutato, sì, qualcuno sta aiutando, ma con piccoli aiuti proprio, e ci servirebbero tantissimi aiuti a noi solo per le spese, per andare avanti, ci servirebbero 2-3 mila euro al mese, però purtroppo le vittime sono poche, si contano sulle dita delle mani, quelle che proprio si sono iscritte all'associazione. Le altre non posso venire, no, la tessera non la posso fare, si inventano 100.000 cose. Poi io gli ho detto a una vittima: scusa, ma se non hai soldi, fai il reddito di cittadinanza. Almeno se ti danno il reddito di cittadinanza, hai risolto il problema. Dopo sono venuto a sapere che il reddito di cittadinanza non lo poteva avere questa signora perché aveva 3 case affittate. Ma come c'è 3 case affittate, non puoi dare una donazione di 20 euro, 30 euro, 40 euro, 50 euro per l'associazione. E poi tutti i giorni mi contatti e mi dici: ah, ma attaccano, ma stanno facendo le cose, stanno facendo le là, si vede che vogliono prendere la mia eredità. Ma, e queste sono determinate cose che manipolano il ragionamento, ovviamente illogico, di queste vittime, che gli fanno credere che questi attacchi e queste manipolazioni sono per fargli succedere determinati avvenimenti che potrebbero ovviamente far dedurre le persone che stanno intorno a queste vittime che questi sono malati di mente, pazzi, schizofrenici. Infatti lo scopo è proprio questo: far perdere la credibilità alla vittima per poi iniziare i veri esperimenti e manipolarla in determinati modi per farla diventare un automa del sistema, ovviamente un automa radiopilotato dal sistema. Un saluto a tutti, cari amici del ricercatore indipendente Milano Babilonia. Teniamo duro, noi siamo la resistenza neurale e dobbiamo aiutare, da angeli custodi, le vittime del controllo mentale, i target individual, le persone sottoposte ad esperimenti radiocognitivi attraverso armi radiosatellitari, e dobbiamo aiutarli e fargli capire che non sono pazzi, malati mentali, schizofrenici, ma che sono sottoposti a questi trattamenti disumani. Uniamoci, diventiamo sempre di più. Divulgate il mio canale di YouTube Angeli Custodi MK Ultra Italia, divulgate la mia radio web Emiliano Bambino La Spiga con le interviste e testimonianza, divulgate da tutte le parti, fate iscrivere le persone a questi canali. Più siamo e meglio è. Tenetevi pronti, perché
che stanno per partire le conferenze a Roma. Io farò poi un convegno oppure un seminario tutto un giorno, dalla mattina fino alla sera, dove parleremo come io praticamente ho iniziato questo percorso da cavia umana di servizi segreti militari deviati dello Stato italiano. E come io ho cercato di trovare le soluzioni e come ho denunciato. Infatti, io denuncerò a breve, la 25ª volta, questi esperimenti disumani che mi stanno creando devastazioni. Forse i servizi segreti vogliono portarmi al suicidio. Però una persona mi ha detto: ma se lei ci lascia, chi ci salva? Chi ci proteggerà? Chi ci aiuterà? Io sono rimasto veramente così sbalordito, anzi commosso da quello che mi aveva detto questa persona. Voglio ricordare l'ultima cosa. Il 12 noi stiamo, aspettate un secondo, che non voglio sbagliare la cosa che vi sto per dire. Faremo un evento a Roma, no, un evento, una manifestazione davanti al Parlamento. Potrebbe essere aspettate, perché non riesco a trovare la pagina. Adesso la trovo. Un secondo solo. Secondo solo che vi do la delucidazione di questo evento. Allora, manifestazione popolare Roma, Piazza Montecitorio, il 12 giugno 2019, dalle ore 10 in poi. Emiliano Babilonia parlerà a fianco al generale Antonio Pappalardo del 5G, delle armi ad energia dirette, del controllo mentale e delle radiofrequenze che manipolano o delle tecnologie che manipolano e spiano le persone sottoposte a questi esperimenti disumani. Se volete venire, noi siamo davanti al Parlamento. Potete riprendere, fare le fotografie, inviare tutto sui vostri social, perché è una cosa molto importante. Una volta fatto questo, non so se andremo a mangiare da qualche parte, non lo so, poi decideremo dopo. Oppure potremmo stare insieme il pomeriggio per poter parlare, magari, visto che venite a Roma, oppure se siete di Roma potremmo stare una giornata insieme e cercare di parlare di come risolvere determinate situazioni. Se venite in tanti, scrivetemi tramite email vittime del controllo orario @gmail.com e mi dite: guardate, io il 12 vengo a Roma, ci vediamo lì davanti. Una volta che ci vediamo, tanto io vengo dalle 10 in poi, quindi 10, 10 e mezza, non lo so di preciso, però intorno alle 10, massimo 11, intorno alle 10, insomma, verrò 10, 10 e mezza. E a secondo di come mi tortureranno durante la notte, i disturbi che mi creeranno durante la notte, io verrò ovviamente a questo evento, questa manifestazione. Finita la manifestazione, ci riuniamo tutti quanti insieme e lì ci possiamo andare a mangiare qualcosa da qualche parte per parlare di determinate soluzioni che noi vogliamo ovviamente fare. Anzi, porterò anche il microfono con la telecamera. Così potremmo fare anche sia audio che video l'intervista e testimonianza direttamente, sia lì davanti alla piazza del Parlamento, oppure dopo, magari nel pomeriggio, ci possiamo unire e parlare un attimo per cercare di capire quello che è il da farsi. O se no, se volete venire all'evento che sto preparando, potete venire all'evento, così possiamo poi parlare tranquillamente. Un saluto a tutti, amici, la ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Uniti
siamo una forza, soli, siamo solo vittime del controllo mentale, che possiamo essere solo definiti persone malate di mente, pazze o schizofreniche. Ma se siamo tutti quanti uniti, sia con l'associazione che con il gruppo, non possono dire che siamo tutti pazzi e malati di mente. Quando ci presentiamo in 100 al tribunale a denunciare l'MK-Ultra, il controllo mentale e il Manchurian Candidate, tutti quanti insieme, uniti, tutti quanti insieme con un'unica denuncia, tutti quanti insieme ad urlare la stessa identica cosa. Vogliamo vivere la nostra vita. Lasciateci vivere in pace, non sotto controllo mentale, radiocognitivo o esperimenti su cavie umane effettuati da servizi segreti militari mercenari che attaccano e che distruggono la vita delle persone. Perché molti militari si sono suicidati grazie a questi attacchi e a queste manipolazioni con questi sistemi satellitari deviati e disumani. Un saluto a tutti, amici. Ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Scrivetemi vittime del controllo neurale @gmail.com se volete fare l'intervista, testimonianza anche anonima.